Buongiorno Mario Giuffredi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ciao Mario, immagino che anche tu l'hai sentito più volte il ragazzo alla scorzatura, però comunque sarà rimasto sorpreso da questa reazione da parte di un gruppo di tifosi della Lazio che lo hanno attaccato per una canzone che lui probabilmente non sa manco quale fosse lo spirito iniziale e non è neanche lo spirito che certi gruppi attribuiscono. Lui ha cantato la canzone che sentiva nella serie La Casa di Carta, basta. Però bene ha fatto il club poi a rispondere per le rime, Mario, hanno reagito molto bene. No, beh, diciamo che è stato un equivoco sotto tutti i punti di vista, perché Elsie ha cantato questa canzone perché era una canzone che faceva parte della Casa di Carta, non sapeva il significato di questa canzone, l'ha fatto in totale buona fede. Un ragazzo albanese che non conosce il significato di questa canzone per noi italiani, quindi l'ha fatta. Ma guarda che tanti italiani non conoscono il significato di questa canzone, poi bisogna capire qual è il vero significato di questa canzone. Ma lui ha maggior ragione, visto che è un ragazzo giovane, non si interessa di politica, non è italiano, quindi a maggior ragione ha fatto con tanta purezza dal punto di vista del cantarla. Quindi poi sì, un gruppo di questa Lazio ha avuto quella reazione, però c'è anche da dire che ha avuto tantissima solidarietà da tutti i tifosi della Lazio, dove hanno esposto anche striscioni a suo favore, gli hanno dato tanta solidarietà, quindi i tifosi della Lazio non sono solo quelli che hanno esposto lo striscione contro Elsie, ma c'è una grandissima maggioranza che si sono comportati benissimo mostrando il mio grande affetto. Diciamo che è una storia Sì, ma infatti, sì, è stato più una propaganda che altro. Ma a proposito di esterni che rientrano nel tuo book, Mario, parliamo di Mario Rui. Ma il Napoli ti ha chiesto di fare un sondaggio su di lui? Tu stai cercando una squadra a Mario Rui? Ma no, il Napoli ha semplicemente messo tutti i suoi calciatori sul mercato, come ha detto lo stesso presidente nella conferenza stampa. Sì. Quindi, compreso Mario Rui, ci sono stati dei sondaggi da parte di alcune squadre turche, però diciamo che sono nati e finiti lì, perché poi bisogna trovare gli accordi economici, bisogna che ci sia il gradimento da parte di tutti, e in questo momento gli accordi economici e il gradimento non ci sono da parte di nessuno. Quindi anche questa è una storia nata e finita lì al momento, perché Mario Rui resterà a Napoli. Resterà a Napoli, Mario Rui, quindi se dovesse arrivare un altro esterno sinistro che si fa? Cioè se la giocheranno tutti e due? Ma il calcio, quando uno gioca in una squadra importante come il Napoli, non ci può essere un solo titolare e avere la maglia del 50%. Ci deve essere competizione, ci deve essere concorrenza, e Mario Rui se la giocherà come ha fatto in tutte le sue cose della vita, da quando gioca il calcio. Il calcio è competizione, anche io tutti i giorni mi metto in competizione con altri agenti, e idem per i giocatori. Chi ha paura della competizione non può giocare a certi livelli. Mario Rui non ha paura di nessun tipo di competizione e quindi se la giocherà tranquillamente, in un modo sano, e dimostrerà il suo valore come ha fatto in tutti questi anni a Napoli. Sì, quindi tu, come già ci avevi anticipato, Mario, continui a credere che il suo futuro sia molto più probabilmente a Napoli che altrove. Assolutamente sì. Sì. Voglio chiederti di Tutino e delle prime impressioni che sta avendo in questa settimana. Oggi, insomma, saranno 7 giorni di lavoro a Di Maro. Come procede il gol nella partitella, insomma, nell'amichevole? E sappiamo che ci sono tante squadre di A e di B che sono interessate al ragazzo, ma intanto come procede il suo lavoro col Napoli? Ma il ritiro di Gennaro procede bene, perché è a disposizione del mister, deve fare di tutto per mettere in difficoltà il mister, per mettere dei pensieri nella testa del mister nel cercare di farlo rimanere. Dopodiché c'è il mercato, dal mercato vedremo quello che verrà fuori. Ci sono le situazioni in Serie A e qualcuno in Serie B importante. Al momento opportuno, quando il mister e il Napoli avranno fatto le loro valutazioni, se ci diranno di rimanere rimarremo ben volentieri, se ci diranno che è il caso di fare un'altra esperienza fuori per maturare ancora e per poi cercare in un percorso di crescita di essere da Napoli, andremo a valutare quello che ci sarà e cercheremo di capire qual è la soluzione migliore.
Ma tu quale consiglio puoi dare a Gennaro, Mario? Ma io un consiglio oggi non lo posso dare, perché devo capire al momento cosa succede, nel senso che se Spalletti e Napoli ci diranno di giocarsela lì, il mio consiglio sarà quello di rimanere e di giocarsela. Poi bisognerà vedere quello che verrà fuori come situazione. Quando avremo la certezza delle situazioni reali che saranno venute fuori, vi darò il mio consiglio. Ad oggi non ho certezze reali, ho tanti interessamenti, certo, che si dovranno concretizzare in certezze reali. Quando le avremo gli dirò il mio pensiero. Certo. Invece negli ultimi giorni il nome di Giovanni Di Lorenzo sta correndo veloce sulle pagine dei giornali, sui siti, innanzitutto perché di base è un grande giocatore, è una macchina inarrestabile, quello corrono, che viene sempre più utilizzato. Le notizie corrono veloci come corre lui in campo, vanno di pari passo. Come con lui, esatto. Proprio mi sembra che stiano andando alla stessa velocità. Però la notizia che sta correndo più di tutte oggi è quella che riguarda l'Atletico Madrid, dove gioca un calciatore per me forte, che ha conteso tra l'altro all'Italia, all'Europeo, nella finalissima con l'Inghilterra, e si chiama Trippier. Ma è così, Mario? Tu hai avuto telefonate da Madrid, sponda Atletico, se va via Trippier? Guarda, Giovanni è un giocatore che è sempre piaciuto a Madrid. Io ne parlavo con Bersa quando stavamo vendendo a Napoli, ma lui era all'estero, ne parlavamo allora. Quindi il giocatore è sempre piaciuto, però di trattative non, in questo momento non c'è assolutamente niente. Quindi non ci sono novità. Quando è previsto il suo ricongiungimento con il Napoli, Mario? Ma penso il 30 luglio, il 1 agosto. Bene. E diciamo che per il ritiro di Castel di Sarno lui sarà insieme alla squadra e si allenerà per una stagione. Secondo me, Mario, il Napoli non credo che cambierà tantissimo. L'unico danno che potrebbe avere serio, se dovessero andare via due ragazzi forti come Di Lorenzo e Zielinski, perché non è che li sostituisci tanto facilmente, ma se dovessero rimanere, io credo che alla fine in un modo o in un altro la squadra sarà competitiva per i miei quattro posti, anche perché vedo che Spalletti sta lavorando in una maniera talmente seria che a volte mi ricorda Maurizio Sarri. Ma Napoli, se non dovesse fare niente, rimane così e personalmente rimane una delle candidate allo scudetto, e ha un valore aggiunto che Spalletti, che è un tecnico di grandissima qualità, di grandissima esperienza, e che può essere il valore aggiunto in assoluto del Napoli, perché porta tanto dal punto di vista tattico, dal punto di vista delle esperienze, delle soluzioni alternative, delle varie modelli di gioco, ma soprattutto mi dicono che fa stare bene i giocatori, quindi che tutto il lavoro che fanno lo fanno, il lavoro piacevole, mai senza nessuna polemica, quindi anche dal punto di vista gestionale Spalletti porterà un qualcosa in più al Napoli. Quindi io sono convinto che anche se rimane così il Napoli è una candidata allo scudetto insieme alle altre due squadre. Sì. Mario, che ci puoi dire dell'interessamento del Milan per Giuseppe Pezzella? No, era una cosa che mi stavamo parlando, eravamo molto vicini, poi purtroppo hanno fatto un'altra scelta, ma eravamo molto vicini al Milan. Ma secondo te quando si sblocca il mercato, Mario? Perché so che pure tu ti muovi tanto, ma di operazioni è una bella domanda, Raffaele. Al momento è veramente un grande mortorio, veramente si rischia o di non fare niente fino alla fine o di arrivare gli ultimi 15 giorni che non si dormiva la notte. Quindi mi auguro che si sblocca il prima possibile, perché altrimenti rischiamo o di fare un mercato pessimo tutti o di arrivare agli ultimi 15 giorni che saranno 15 giorni di guerra. Un'ultimissima curiosità, in genere, posso, Raffaele, sì, vai. Per chiudere il cerchio, quindi torno a USAI, perché sono curioso di capire un po' come sta nascendo questa Lazio di Sarri, che Sarri ha ritrovato, Mario Elsi, lo stesso di prima, un Sarri no, un po' diverso? ha trovato un Sarri entusiasta, un Sarri che piace molto la squadra, io parlo spesso con te ultimamente, ha trovato una predisposizione da parte dei suoi calciatori molto importante ad apprendere quello che sono le sue metodologie di lavoro. Quindi a Lazio sono convinto che come il Napoli farà un grandissimo campionato.
io credo molto nella Lazio, credo molto nella Roma, credo molto nel Napoli, credo molto in queste tre squadre, credo che siano tre squadre che possono veramente impensierire l'Inter e la Juventus. Io aggiungerei proprio la Juventus, Mario, perché con l'arrivo di Allegri insieme a Mourinho, Sarri e Spalletti, comunque vada, è sempre la favorita numero uno. Sì. Però l'anno scorso squadre, era un po' meno. Però tre squadre che possono veramente fare un campionato importante. Dare fastidio. Bene, Mario, quest'anno fai un salto a Di Maro come ti capita tutti gli anni? O rinunci? Purtroppo non riesco, sono troppo impegnato. Beh. Va bene. A Di Maro si va ringraziamo sempre quando non hai niente da fare. Io purtroppo sono super impegnato. Bella questa. Va bene. Questa è una chiosa fantastica. Grazie Mario e buon mercato, in bocca al lupo per il proseguo. Buongiorno a tutti, buon lavoro. Ciao Mario, un abbraccio forte, grazie. Grazie.